Non so, il professore diceva limitiamo la libertà di riunione e aggregazione. Certo che sì, perché è necessario farlo, perché E beh, vede, diciamolo. se io domani dico io voglio andare in autostrada a 220 km all'ora, e qualcuno, giustamente, uno della polizia stradale mi dice ma lei non può farlo, io non gli posso Però, rispondere, signor scusi poliziotto, lei Romano, lei no. dice, lei ha detto certo che sì, no? Però in realtà poi Conte ci dice che sono solo raccomandazioni perché non si può mandare la polizia Nessuno, ma dentro certo, casa a ma controllare se è sono ovvio. due, quattro, sei minori, Certo, ma maggiori di certo. tre in fila Nessuno, per due. nessuno, 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 nonostante le caricature che vengono fatte, e ora risponderò anche al professor Guzzetta, manderà mai la polizia nelle case, meno che non vi siano, diciamo, disposizioni in questo senso dell'autorità giudiziaria. Non è questo lo spirito dei provvedimenti. Lo spirito dei provvedimenti è quello di individuare dei limiti precisi che garantiscono la contemperanza tra il diritto alla salute, che è il diritto primario, devo spiegarlo al professor Guzzetta, e la sacrosanta facoltà dei cittadini italiani di riunirsi con un Ma numero io limitato di propri familiari. Questo è lo spirito. Poi, vede professore, quando lei dice l'invito alla trasparenza, io inviterei tutti, lei compreso, a rispettare dovere della verità, perché lei dice una pericolosa falsità quando ci dice che per quanto riguarda il vaccino le uniche cose che esistono sono un documentino di 7 pagine. Ora, per carità, va 13. bene tutto, va bene, sì, 13 quanto ha detto, va bene tutto, va bene, come dire, partecipare al gioco per cui dobbiamo già oggi decretare che la campagna vaccinale in Italia sarà una catastrofe, magari perché ce lo dice un medico italiano che è andato in Inghilterra, liberissimo di farlo, ma in Ce lo queste dice la ore la campagna Gran Bretagna. antinfluenzale che è stato un Perdoni, disastro. perdoni, professore, non mi, abbia la buona No, educazione di prego. non interrompere. Sono Io sono un educatissimo. anglofilo storico, diciamo, ma la Gran Bretagna purtroppo in queste ore ci sta dimostrando come il governo Johnson, il governo conservatore, abbia totalmente sbagliato nella gestione del coronavirus, tanto che siamo in presenza di una variazione di cui già evidentemente conoscevano l'esistenza da settembre e che ora sta scatenando il panico in Gran Bretagna e altrove. Quello che in Italia è stato fatto, viene fatto per preparare la campagna vaccinale, non è un documentino di 13 pagine, professor Guzzetta, è uno sforzo congiunto delle forze armate, del Ministero della Difesa, della Protezione Civile, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, che da mesi stanno lavorando su questo. Che da mesi stanno lavorando su questo. Allora, la cosa che va fatta è spiegare agli italiani, ma lo faccio io, questo diciamo, sento che sia doveroso almeno da parte mia, spiegare agli italiani che la campagna è in corso ed è stata preparata con precisione, che sarà molto importante spiegare, dire agli italiani sul piano culturale, mi viene da dire, che il vaccino è fondamentale. Anche, sarà importante farlo anche da parte di chi fa comunicazione, perché purtroppo gli Certo. argomenti antivaccinisti, no, ma non mi rivolgo a lei, No, che è no, assolutamente la funzione che svolgete, e vi ringrazio per questo, però purtroppo adesso siamo in un momento così delicato che anche gli argomenti antivaccinisti, non tanto le preoccupazioni dei cittadini, che sono sempre legittime, che vanno sempre prese sul serio. E a queste preoccupazioni bisogna sempre rispondere con spiegazioni pacate e, diciamo, fondate. Ma quelli che hanno il megafono e vanno in giro a dire che il vaccino fa male, che il vaccino non va Però, preso, vanno certo. contrastati, mi perdoni, davvero, Sì, no, ma con una questo. campagna giornalistica, politica, culturale che spieghi una volta per tutte che il vaccino è in generale una grande scoperta dell'umanità e che mai come in questo momento sarà fondamentale che i cittadini si vaccinino secondo il piano operativo. Ok, E su questo siamo d'accordo, poi ci torniamo. mi Sul dà un diritto piano, di diciamo, replica. sul piano è ovvio che si sta, no, dispiegando una serie soprattutto sulla logistica di impegni per questa campagna vaccinale. Nello specifico, io per esempio mi riferivo il 27. Molte persone si chiedono, anche gli anziani, ma io chi mi chiamerà? Mi chiama il medico di base? Come funzionerà la catena? Questo ad oggi ancora non si sa, nessuno sa rispondere perché se si telefona, un anziano telefona al medico di base, il medico di base dice non so che dirle, non abbiamo nessuna indicazione. Mi riferivo a questo. Poi ci torniamo, Romano, una battuta con Centinaio. Centinaio, a proposito così di violare le regole, Salvini ha detto che lui comunque andrà fuori anche nei giorni in cui non si può e andrà a consegnare dei pasti ai senza tetto. Ma In questo noi caso non riteniamo potrà che essere molto. questa. Aspetta.